Buongiorno ragazze, qui è Cristian Boccivento, esperto di dimagrimento e tonificazione per donne e ragazze tra i 20 e i 60 anni e fondatore della Cristian Boccivento Coaching, azienda che porta quotidianamente centinaia e centinaia di donne a trasformare una volta per tutte il loro fisico. Se anche tu vuoi trasformare il tuo fisico, ti basta candidarti dal nostro sito qua in descrizione. Allora, nel video di oggi andiamo a parlare ancora dei glutei. Lo sapevate, lo so benissimo perché è il vostro argomento preferito, è veramente il gruppo muscolare che tutte le donne vogliono allenare per prime, vogliono focalizzarsi solo su quello, tu praticamente o il 99.9% di tutte le nostre clienti come focus primario hanno quello di tonificare, alzare, migliorare i glutei. Ok, oggi andiamo bene a capire come attivare, come percepire i glutei durante un hip thrust. È una problematica comune questa, l'ho notato veramente con molte clienti, specialmente quelle più inesperte che si affidano a noi, però appena vedo la loro video esecuzione dell'hip thrust capisco immediatamente il problema dove sta, così appena li correggo la prima volta subito l'esercizio e la tecnica vanno finalmente a percepire i glutei come non mai nell'hip thrust, cosa che... Allora, ovviamente è molto comune, ma poi non è così semplice da capire se ci si allena da soli, soprattutto se ci si allena da soli e non si registra l'esecuzione che si va a fare. Siete lì a fare l'hip thrust e dice, boh, però io sui glutei non sento nulla, sento solo le gambe. Ed è una problematica molto molto comune. Allora, se non vai a percepire e attivare bene i glutei quando fai l'hip thrust, e per hip thrust includiamo qualsiasi categoria di hip thrust, l'hip thrust classico fatto a corpo libero col bilanciere, con un manubrio, con una kettlebell, anche l'hip thrust fatto a una gamba singolo con qualsiasi tecnica, ci sono delle problematiche. Allora, se senti unicamente i quadricipiti, quindi la parte sopra della coscia, o se senti unicamente solo i femorali, quindi la parte posteriore delle cosce, i glutei zero, la problematica principalmente potrebbe essere nella posizione del piede. Allora, poi spero che il team a supporto mi riesca a piazzare qua in giro le solite, i soliti video, immagini che vi sono di supporto nel capire quello che vi sto spiegando. Allora, l'hip thrust è un esercizio che va a colpire, direi, quasi unicamente solo i glutei. Non è un esercizio di isolamento dei glutei, ma veramente è l'unico gruppo muscolare che dovresti percepire almeno per il 90%. Abbiamo un minimo di intervento anche di quadricipiti, dei femorali, sì, assolutamente sì, ma è un esercizio focalizzato per colpire il grande gluteo in massimo accorciamento, quindi una porzione più alta. Allora, cosa comune che si sentono, si sentono tanto anche i quadricipiti, quindi la parte sopra, la parte davanti della coscia. Questo perché? Allora, potrei sentirli particolarmente quando hai il piede troppo attaccato al corpo, ovvero immagina che questa è la tua tibia, il tuo polpaccio, questo è il ginocchio e qua sotto sta il piede. Adesso vediamo se si piazzano i video, è tutto più chiaro. Quando hai il piede troppo vicino al corpo, quindi quando hai la caviglia che è indietro rispetto alla linea del ginocchio, quindi non hai un angolo retto, non hai un angolo di 90 gradi che si forma tra la tibia e il femore, quindi tra il polpaccio e la coscia, ma hai la caviglia troppo indietro, quindi indietro rispetto alla linea del ginocchio, ovviamente in primis non riesci a fare un'esecuzione, una tecnica corretta. Cosa fondamentale da valutare ogni singola settimana, cosa che facciamo con tutte le clienti, per avere un allenamento degli esercizi proficui che portano risultati. Ma facendo questo, vai ovviamente, avendo una maggior flessione del ginocchio, vai a sentire unicamente i quadricipiti, ma è normale, perché non è la posizione corretta per svolgere un hip thrust che vada a colpire bene il grande gluteo. Quindi semplicemente in questo caso cerca di portare più avanti il piede, almeno avendo un angolo retto, quindi avendo la caviglia dritta sotto il ginocchio. Già facendo questo andrei a sentire notevolmente meglio i glutei, avrei un'attivazione notevolmente migliore per quanto riguarda il grande gluteo. Poi sicuramente ci sono altre accortezze da prendere durante l'esecuzione di un hip thrust, non ne parliamo in modo approfondito in questo video, ma se vai sul mio canale, se vai sul mio Instagram, ci sono veramente tantissimi contenuti per quanto riguarda l'hip thrust singolo, tecniche particolari, delle accortezze da prendere, come il collo più basso, se come settare l'altezza della panca, eccetera, eccetera. Ci sono veramente milioni di dettagli che nessuno ti fornisce mai. In questo video parliamo proprio di questa posizione particolare del piede.
Contrariamente, potresti sentire anche quasi solo i femorali, quindi la parte dietro della coscia. In questo caso, perché succede questo? Ovviamente, se hai capito che se senti i quadricipiti perché abbiamo il piede troppo indietro, contrariamente, quando hai il piede che è troppo in avanti, quindi anche qua polpaccio, tibia e polpaccio e femore, coscia, quando hai la caviglia che è troppo in avanti rispetto alla linea del ginocchio, quindi non è più un angolo retto ma è un angolo molto più aperto, in questo caso intervengono veramente molto di più i femorali, ok? Quindi anche in questo caso la soluzione è quella di andare ad avvicinare maggiormente il piede al corpo, anche qui idealmente avendo la caviglia dritta sotto il ginocchio. Già questo ti aiuterà a percepire ed attivare molto molto di più il grande gluteo, attivare molto di più i glutei. L'hip thrust ovviamente uno dei grandi vantaggi che dà è proprio quello di andare a isolare, tra virgolette, ricordo che l'isolamento muscolare puro al 100% non esiste, ma di andare a colpire quasi unicamente i glutei, levando il lavoro dei femorali proprio perché hai la gamba piegata. Quindi se tu vai a tenere il piede lontano dal corpo, vai ad allungare la gamba e vai a perdere questo beneficio che viene fornito dall'hip thrust, ok? Quindi idealmente quello che vogliamo è sempre avere un angolo retro tra la coscia, il polpaccio, la tibia e il femore, se ti risulta difficile capirlo, la tibia comunque è l'osso che sta qua nel polpaccio, il femore è l'osso della coscia che va dal ginocchio al bacino, ok? Per farla semplice. In ogni caso quello che vogliamo è avere un angolo retto, un angolo a 90 gradi, poi ognuno è diverso, ti ricordo che la tua struttura ossea non è quella di tua sorella, di tua cugina, di quella di tua madre, di un collega, ognuno ha genetica individuale, ognuno comunque ha un setup dell'esercizio diverso, ha un feeling diverso, siamo tutti diversi, anche per questo ti ricordo che se vuoi migliorare e trasformare il tuo fisico devi fare come tu, devi fare come tutte le clienti che si affidano a noi, che riescono a entrare a far parte del nostro coaching e hanno un piano, è un programma personalizzato ogni singola settimana. Questa è l'unico modo, è l'unica via. Non puoi seguire i video che trovi su YouTube, le cose prestampate, le schedine coping, tutte queste cose qua non esistono. Devi seguire un piano personalizzato a 360 gradi. Stessa cosa è valida anche per l'esecuzione e le tecniche degli esercizi stessi. Questo ovviamente è l'idea generale, ma poi nel tuo caso specifico potresti percepire meglio i glutei magari se tieni il piede un po' più indietro o un po' più avanti. Ovviamente poi lì è da personalizzare anche in modo soggettivo, quindi puoi spostare più avanti o più indietro i piedi a seconda anche di dove tu vai a percepire meglio i glutei, di dove hai un feeling migliore sul grande gluteo. Questo è importante, ricordiamo che nell'attivazione muscolare, nella tonificazione, nel miglioramento della massa muscolare, anche la connessione mente-muscolo gioca un ruolo primario, ok? Anche qui perché non puoi aumentare i pesi a casaccio così senza senso, o anche perché non puoi fare gli esercizi così a caso che trovi su YouTube in giro nei video. Perché quello sarebbe un workout, ho già spiegato in un altro video, un workout è un allenamento che fai così tanto per divertirti senza senso, giusto per passare il tempo. Un training è differente in quanto è un allenamento specifico per andare a colpire determinati risultati, è un allenamento dedicato a fornire un determinato stimolo. In questo caso, se noi vogliamo tonificare, migliorare, far crescere i glutei, vogliamo avere un allenamento personalizzato specifico nel fornire quello stimolo che ci fornisce ipertrofia, quindi che ci fa crescere la massa muscolare. E in questo caso la connessione mente-muscolo è veramente fondamentale, come lo è una tecnica perfetta e impeccabile dell'esercizio stesso e come lo è anche un feeling sul grande gluteo in maniera ottima. Quindi, ok, ci siamo, penso che sia chiaro il video, fai attenzione, se il piede è troppo indietro, troppo avanti, regolalo dove vai a percepire quasi unicamente solo il grande gluteo, dove hai un feeling che tu stessa percepisci bene, ok? Quindi, allora, a seconda di quando guarderai questo video, penso sarà generalmente settembre, ti ricordo che abbiamo attive le promozioni per il coaching sui piani un po' più lunghi, quindi sui semestrali e sull'annuale, fino al 30 di settembre, quindi basta candidarti dal sito qua in descrizione, cerca di compilare il form di candidatura molto dettagliatamente perché ovviamente riceviamo centinaia e centinaia di richieste, quindi non possiamo accettare tutti e non vogliamo neanche accettare la qualunque. Abbiamo una selezione rigida, accettiamo le persone che realmente sono
determinate a cambiare il loro corpo, le donne che si mostrano puntuali e precise, ok? Quindi se pensi di acquistare un programmino così a caso, senza fare nulla, solo perché paghi, allora pensi di migliorare, sei nel posto sbagliato. Soprattutto non accettiamo chiunque solo perché pagano. Questo, scordatelo proprio, non esiste questa cosa, Quindi ti ricordo, se vuoi trasformare definitivamente il tuo corpo senza cazzate, senza circuitini, senza diete, tutte queste cose qua, ti basta andare al nostro sito qua in descrizione, ti puoi candidare. In alternativa, per qualsiasi info puoi chiamare uno dei nostri coach al numero verde 800 345 999, così chiedi se c'è ancora posto, non c'è posto, quali promozioni ci sono attive, come fare, eccetera eccetera eccetera.